Scegliere di aderire alla previdenza complementare espero significa far valere un proprio diritto contrattuale, un diritto che è in grado di offrire partecipazione, trasparenza e numerosi vantaggi. Lo hanno spiegato i rappresentanti della CISL Scuola in un convegno che si è svolto a Lecce. Se è una quota che il lavoratore volontariamente sceglie di versare, e a questa quota che versa il lavoratore si aggiunge l'1% che viene versato dall'amministrazione scolastica. Sicuramente, visto le ultime riforme penalizzanti del sistema pensionistico, aderire ad una pensione complementare vuol dire colmare quel gap che ogni lavoratore attivo si troverebbe a vivere nel momento in cui diventa un pensionato, cioè in soldoni. In agosto l'ultimo stipendio potrebbe girarsi intorno ai 1.800 euro, in settembre la prima pensione potrebbe avere la brutta sorpresa di aggirarsi intorno ai 900 euro, quindi davvero una vecchiaia in povertà. Dunque il lavoratore matura prestazioni pensionistiche aggiuntive a quelle erogate dal sistema pensionistico pubblico. Costruire una pensione aggiuntiva a quella pubblica è ormai una necessità, soprattutto per i giovani lavoratori, come spiega Roberto Calienno, segretario CISL Scuola Puglia Basilicata. Purtroppo sono tanti anni che noi subiamo riforme, il termine giusto è proprio subiamo, riforme del sistema previdenziale che porteranno inevitabilmente ad impoverire i pensionati un domani. E allora noi, il nostro obiettivo, quello di oggi, era quello di informare la gente che per quanto riguarda il comparto scuola esiste il fondo chiuso, fondo Espero. Abbiamo chiamato questa giornata Espero Day perché per tutto il giorno siamo a disposizione dei lavoratori del comparto con consulenze assolutamente gratuite sulla propria posizione previdenziale, con l'obiettivo di favorire appunto l'integrazione di quella che sarà la pensione pubblica con una pensione complementare che possa dare in futuro, all'epoca della pensione, chiaramente un risultato migliore, perché laddove non si aderisce ai fondi complementari ci si troverà nella condizione di percepire una rata mensile di pensione che sarà all'incirca corrispondente al 50% dell'ultimo stipendio. Già gli stipendi sono quel che sono, figuriamoci poi una pensione del 50%. I fondi chiusi servono appunto a diminuire questa sperequazione.